Eccoci qui ragazzi, da dove vi avevo lasciato settimana scorsa, spero che abbiate seguito il video. E, dopo una pescata fatta appunto allo spinning, si è passati, come è lecito fare nelle nostre battute di pesca, allo shore. Intanto mi presento, io sono Andrea Engler, per chi non mi conoscesse, faccio parte di un gruppo, di un team di pesca che si chiama Malati di Pesca. E niente ragazzi, noi esercitiamo sullo stretto di Messina, facciamo dello shore, facciamo dello spinning, adesso ci stiamo attrezzando anche su, per quanto riguarda l'edging, a essere un po' più assidui. E niente, come vi dicevo prima, oggi si riprende da dove avevamo lasciato. Riprendiamo da dove avevamo lasciato. Settimana scorsa, appunto, avevamo visto questa sessione di pesca allo spinning al Barracuda, all'Amato, bel pesce, ok, tutte cose. Dopodiché abbiamo stoccato tutto perché voglio lasciarvi delle info in questo video, la nostra esperienza. Molte volte ci sono dei trucchetti, ok, partiamo da questo, è un po', non è difficilissimo, però voglio spiegarvelo nel miglior modo possibile. Il discorso è questo: quante volte queste tecniche purtroppo prevedono, appunto, come abbiamo spiegato anche in passato, che noi lanciamo il nostro jig arriva a fondo, appena tocca il fondo, quindi non tira più la nostra lenza verso il mare, come si vuol dire, e si chiude l'archetto, si tira su e si ritira. Purtroppo questa cosa compete che il nostro jig, appunto, soffermiamoci su questo, si appoggia al terreno. Quando si appoggia al terreno, come purtroppo sappiamo tutti, tante volte va bene, tante volte va male. Tante volte quando va male, purtroppo quel jig si incaglia. Quel jig si incaglia e noi dobbiamo andare a rompere, o molte volte lo riusciamo a staccare, dico, e lo recuperiamo. Non solo questo, ci sono anche le questioni di forte corrente. Quando c'è forte corrente, e o ci troviamo su uno spot dove è strettamente roccioso, ci sono diverse situazioni comunque dove comunque, se non stiamo attenti o non utilizziamo un modus operandi per poter evitare appunto questi incagli, ce ne andremo a perdere soldi a mare e non e perdere, secondo me, anche la propria fiducia e quindi anche la voglia di trovarci in determinati spot, perché la pesca allo shore, spinning o tutto quello che è artificiale è molto affascinante, è molto bella, però è anche molto dispendiosa. È inutile nascondersi, ma è molto dispendiosa. Purtroppo questi pesciolini costano un botto. Quindi noi riusciamo, chi si organizza come anche noi, riusciamo a fare mega ordini e quindi risparmiare, o alcune volte ci appoggiamo ai siti cinesi. Quindi, come tutti ben conoscono, AliExpress, Wish, ci sono cose molto valide a basso costo. Tante volte li facciamo noi, facciamo gli handmade. Quindi, purtroppo, a seconda del tempo che dobbiamo dedicare, comunque resta una tecnica molto dispendiosa. O di tempo, o di soldi, ma comunque se ne prende tanto, se ne perde tanto. Quindi, ragazzi, dobbiamo cercare e imparare a saper capire la situazione che abbiamo davanti. Ok, quindi a livello meteo, marino, e saperci comportare, perché ogni situazione ci aiuterà ad evitare determinate cose. Come vedete nel video in questione che noi abbiamo sospeso, io ho fatto un errore. Allora, intanto partiamo da questo errore. Io, come vedete, lancio, ok, e attendo che il mio jig scenda. Sapevo già, l'errore dove è stato? Che io sapevo già di trovarmi in un litorale dove in quel momento c'era una forte corrente montante. Questa corrente montante cosa mi faceva? Mi spostava, perché non era il primo tiro che facevo, quindi mi spostava, io lanciavo dritto e lei nel giro di X secondi mi portava il jig sulla sinistra perché era una montante e io lo ritiravo. Cosa succede qui? Quindi ho una montante che il jig mi arrivava a fondo, però quando ti trovi in queste circostanze, la corrente, specialmente nello stretto di Messina, perché
perché noi facciamo fede qui, quindi però forse sarà un discorso generale, non, questo non te lo so dire, però per esperienza, quando ci sono queste correnti, possono cambiare improvvisamente. Come ce ne accorgiamo? Principalmente ce ne accorgiamo perché noi magari abbiamo il gigammare e lo vediamo che si sposta, però molte volte la corrente ce ne possiamo accorgere che sta per cambiare, quindi aumentare la sua intensità, diminuire la sua intensità, cambiare direzione, non solo ed esclusivamente quando arriva sulla spiaggia una forte mareggiata, non dovuta giustamente da una barca che passa. Quindi, se noi siamo sottocorrente, abbiamo una forte mareggiata che ci arriva, ok, quindi delle onde che si muovono più frequentemente, più rumorose di quello che, della situazione che avevamo prima, e non c'è nessuna barca, quello è un allarme per farti capire che la corrente sta cambiando. Corrente che cambia cosa significa? Numero uno, corrente che cambia è un lato positivo perché il pesce cambia il suo modo di attacco, quindi se tu hai molte volte sul cambio di corrente, il predatore è predisposto ad attaccare la nostra preda, quindi è un ottimo momento e questa è la prima info. Seconda info, è, può essere una situazione molto gravosa perché le correnti forti, come è successo a me, portano non solo a spostarti il jig, ma il problema non è quello. Il problema è che la tua, il tuo trecciato in quel momento può essere principalmente starà a galla, ma con queste correnti così forti rischia di essere risucchiato. Noi questo non lo vediamo, ce ne accorgiamo nel momento in cui andiamo a serrare e a iniziare il nostro ritiro. Viene risucchiato, come si vuol dire, da questi vortici, queste correnti e si va ad incagliare neanche a 10 metri dalla nostra riva. Quindi che succede? L'unica cosa per evitare tutto questo è tenere, è un piccolo, una piccola cosa, è mantenere il nostro trecciato in tensione. Avete visto molte volte che noi lanciamo, prendiamo il trecciato con le due dita, lo facciamo scivolare. Tanto sensazione spettacolare, che a me nel periodo del Covid mancava tantissimo, quando eravamo chiusi. Chiusa parentesi. Quindi noi tratteniamo il nostro filo fra le due dita, lo facciamo, non trattenere, lo facciamo scivolare, creiamo una piccola trazione in modo che lui se ne vada dritto dritto e non faccia questo, questo bando di lenza che cammina sulla riva e in caso di corrente forte potrebbe creare un problema. Riprendiamo il nostro video. Io qui ho fatto un errore. Quindi mi trovavo sotto corrente e ora non ricordo se in quel momento c'era la mareggiata, stava cambiando, ma non è fondamentale questo elemento. Io mi trovo sotto corrente e ho lasciato il bando di lenza mentre il jig stava scendendo e acquisiva la sua profondità per farmi una sigaretta. Purtroppo questo mi ha portato, come vedete adesso nel video, vi faccio vedere, mi ha portato alla rottura, all'incaglio, come si vuol dire, non del jig, ma all'incaglio del trecciato sotto costa. Infatti io ho un incaglio neanche a 15 metri, ok? Il famoso vortice, il famoso corrente. Purtroppo si è tirato il mio trecciato sotto e non lo riesco a scagliare e devo rompere. E nonostante io vado a rompere e solitamente dico di frecciato ne resta e si fa, però purtroppo io avevo 90 metri di lancio, il jig si trovava lì almeno ci sono 40 metri, però avendo una corrente che ti sposta sicuramente ti sarà mangiato 60 metri di trecciato, quindi fai 60 metri, poi ho lasciato altro bando per cercare di vedere se la corrente stessa lo potesse scagliare, far scivolare il mio trecciato e farlo girare perché sicuramente era uno scoglio, una pietra, da qualche parte si è incagliato. Quindi ho lasciato ulteriore bando durante, prima di andare a rompere, perché si fanno anche una serie di prove. Una delle prove quando si va a incagliare il trecciato o il jig sotto costa, è sicuramente lasciare il bando di lenza alla corrente, come l'ha incagliato, alcune volte riesce a scagliarlo, quindi noi poi chiudiamo e alziamo. Questo ti comporta però, come è successo anche a me, che tu stai dando ulteriore lenza a perdere, perché nel frattempo quella lenza che tu dai, lui se la trascina, perché siamo in corrente. Certo, se abbiamo soltanto il jig incagliato in una pietra, si può fare anche, ma è meno risolutivo.
Torniamo a noi, quindi niente, vi ho portato questo giro, ho perso ulteriore filo, comunque sta di fatto che quando vado a rompere, perché mi trovo costretto a rompere, mi rendo conto che purtroppo non riesco più a lanciare. Cioè nel senso, lancio e nei 90 metri, 100 metri, 80 metri, non vi so dire perché non ho la cordicina per vedere quanto vado a lanciare, ok? Possibilmente faccio di più, possibilmente faccio, non lo so, mettiamo un budget di 90 metri, 100 metri. Che comunque è quello che uno cerca di fare, ok. Sul lancio di 100 metri, purtroppo non arrivo proprio con il tracciato finito, quindi mi esce addirittura il nodo della bobina di sotto. Quindi ragazzi, poi continuerò la mia pescata perché non avendo più agio di poter pescare. Continuo la mia pescata nell'alba con l'unghietta che si bombarda unghietta. Vi lascio sempre il link in descrizione, vi lascio sempre tutto. E niente, avendo poca bobina, sicuramente la bombarda e l'unghietta prevedono soltanto il lancio, quindi come ben capiti non c'è la profondità e quindi riuscivo a pescare. Sono rimasto in pesca, ma non abbiamo avuto ulteriori attacchi. Questa è una delle cose che bisogna che mi è successa, come vedete, e vi volevo spiegare. Quindi uno dei trucchetti, chiamiamoli così, con la propria esperienza poi si imparano tante cose. Quindi una delle cose che dovete tenere a mente è che è sottocorrente, ok, mantenete sempre il vostro filo nelle mani, tenetelo in tensione. Altra cosa che se noi abbiamo una forte corrente e il nostro jig non acquisisce mai il fondo. Ora abbiamo una corrente montante, scendente, montante che esce fuori, dico, non ha importanza. Il nostro jig non acquisisce il fondale. Benissimo, qui poi subentra l'esperienza. Che in che senso? Se io vado, per esempio, che ne so, alla lanterna, ok, so che è uno spot che molti conoscono, molti no, perché magari non sono di Messina, comunque è uno spot come tanti altri, dove so che io ho una profondità di 40 metri e che io quei 40 metri li acquisisco in 8 secondi, ecco il trucco è contare i secondi, cioè se io mi trovo alla lanterna e so che con quei 40 metri di fondale per acquisirli ci starò, non lo so, 35 secondi, ok, cosa che noi abbiamo previsto perché noi sono degli spot che noi frequentiamo, quindi magari avremo contato almeno una volta la profondità con i secondi, no? È una cosa che a me è una cosa che a me viene in automatico, però è una cosa per imparare, perché bisogna conoscere dove si va. Perché questo? Perché in una situazione, tornando a noi, di forte corrente, quindi questo giro non acquisisce mai il fondo, questo trecciato che continua ad andarsene finché esce per fuori, una corrente che esce per fuori. Ma ragazzi, potrebbe essere positiva, è una delle correnti che io preferisco, e quindi là magari ci può stare, anche se bisogna stare attenti, che uscire troppo poi significa anche ritirare, quindi altri fattori. Però se abbiamo una corrente laterale, quindi una montante, un ascendente, e quindi abbiamo il problema dell'incaglio del jig, il problema dell'incaglio del trecciato, è meglio se io so di trovarmi in un litorale come la lanterna, vi ho fatto questo esempio, dove io ci sto 35 secondi mediamente sotto una corrente base ad acquisire il fondo, e in questa situazione ho una forte corrente, io questo fondo non lo acquisirò mai, mi conto che i 35 magari mi faccio a 40 secondi. Ok, dentro la mia testa, mentre che lui scende col filo in mano perché sono sottocorrente. Dopodiché, anche se lui continua a tirarmi lenza, non è tanto il jig, o possibilmente forse sì, magari il jig si trova a mezz'acqua e continua a camminare come un pazzo. Possibilmente il nostro jig continua a scendere e magari strofina nella sabbia, nel terriccio, a rischio di incaglio. O possibilmente il jig ha già acquisito il terreno, molto probabile, ma il nostro bando di lenza se ne va perché la corrente se lo porta. Quindi, una volta noi acquisita questa tecnica, quindi da contare i secondi nello spot in cui noi conosciamo la profondità, noi conteremo appunto questi 40 secondi, dopodiché chiudiamo l'archetto. Resta sempre il punto interrogativo di dove si possa trovare questo jig, sotto, sopra, non si sa, però comunque noi gli abbiamo dato la possibilità. Se la corrente lo permette, cosa che noi non possiamo sapere perché non siamo dentro l'acqua, però ipotizziamo che il nostro jig abbia acquisito il nostro fondale e si trovi in una situazione di pesca ottimale. Questo lo andremo a vedere nel momento in cui noi chiudiamo l'archetto e ritiriamo. Perché? Perché la nostra esperienza ci insegna, conosciamo la nostra canna, conosciamo il nostro jig e ci rendiamo conto, ritirando,
che se dove si trova il nostro jig. Se il jig si troverà a mezz'acqua, noi sentiremo meno trazione nella canna. Quindi capiamo che il nostro jig è già acquisito metà del fondale, quindi avremo una cercata possibilmente più bassa per mantenerlo più basso. Ma se il nostro jig acquisirà il fondale come noi presupponiamo lui faccia, sicuramente abbiamo la stessa situazione di trazione iniziale e poi a diminuzione fino a quando lui non acquisisce appunto la superficie. Quindi questo è uno dei trucchetti che io utilizzo e mi è sempre andata bene, cioè nel senso l'ho acquisita nel tempo e voglio passarvela a voi. Secondo me, se acquisite queste piccole, come dire, tecniche, chiamiamole in questa maniera, non so come definirle, le perle di Andrea, non lo so. Evitate appunto di incagliare o di strappare trecciati inutilmente e quindi spendere dei soldi. Quindi ragazzi, altra cosa che si può fare quando si va in uno spot nuovo, noi facciamo molte volte come si dire, le trasferte. Queste trasferte comportano andare in dei litorali dove alcune volte ci sono dei follower che ci assistono e ci dicono più o meno le indicazioni. Molte volte andiamo su spot dove noi non conosciamo nulla. Abbiamo visto, vi lascio il link in descrizione del video, come vedere gli spot nuovi da Google Maps, le profondità, cercare di capire il litorale in cui andiamo a fare la nostra sessione. Guardatelo che è molto interessante. Cosa facciamo? Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando, perché sotto potremo trovare qualunque situazione, rocce, posidonia, sabbia e tanto altro. Quindi dobbiamo vedere se è uno spot che è accessibile allo shore o dobbiamo modificare il nostro modus operandi di pescare e cercare di adeguarci alla tecnica. Noi due tecniche, noi più che tecniche, più cerchiamo di evitare sempre il famoso incaglio. Quindi, cosa facciamo? Prima cosa, prendiamo il jig e eliminiamo le ancorette. Come vedete qua, questo è un jig a caso, va bene. Gli mettiamo gli assist, preferibilmente in un jig del genere vengono montati due assist, uno corto e uno più lungo, ok? Però in coda lo lasciamo completamente libero. Perché? Perché il nostro jig, quando scenderà giù, eventualmente ci fossero delle scogliere, o magari noi già sappiamo che ci sono delle scogliere che ci permettono, non ci permettono di poter pescare a fondo, quindi l'eventuale incaglio. Quindi o peschiamo così, ok? Quindi aspettiamo che il nostro jig arrivi a fondo, evitiamo l'archetto e continuiamo a spinnare come sempre, oppure la cosa che possiamo fare è montare sempre il nostro jig, il nostro classico jig come ci piace fare, ok? Quindi il nostro jig, abbiamo l'assist, l'abbiamo visto l'altra volta, e abbiamo il nostro, in questo caso per me amo in coda, molti hanno le ancorette, ognuno fa come vuole, io ripeto sono un amo dipendente. Quindi nel caso volessimo pescare in questa maniera, perché secondo noi il pesce che andremo dalla mare bla 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 non attacca in testa ma attacca in coda, ok, peschiamo così, l'unica cosa che possiamo fare è andare a contare i secondi. Cosa faremo? Ah, siamo sempre lì. Lanceremo sicuramente il nostro jig senza nulla in coda. Lo facciamo arrivare a fondo. Nel frattempo noi conteremo i secondi, ok? Dopodiché leveremo da quella conta, che ne so, 40 secondi. Da quella conta di secondi leveremo 5 secondi. Con questo jig, utilizzando questo jig. Cosa significa? È facile. Noi abbiamo la lunghezza. Diminuiamo la sua percorrenza di 5 secondi, quindi ci mettiamo un po' al sicuro perché i lanci in linea di massima saranno sempre uguali, però non abbiamo un calibro quando lanciamo, però in linea di massima sono quelli, no? Quindi diciamo che evitiamo che il jig con l'amo in coda acquisisca pienamente il fondale, cioè non lo facciamo appoggiare. Noi sappiamo che lo staccheremo più o meno, ipotizziamo sempre nella nostra fantasia, che lui arriverà a 3 metri, 5 metri, 2 metri dal fondale e comincerà la sua risalita. Vi posso assicurare che se ci dovesse essere un predatore in quella posizione in cui voi lanciate il vostro jig, o acquisisce il fondo, o non acquisisce il fondo, quindi ci troviamo a 2 metri, a 5 metri, quello che sia dal fondale, e poi riparte verso sopra, vi posso assicurare che quella preda in quel momento, se vede quella situazione, fondale o non fondale, se deve attaccare, attaccherà il vostro jig. Perché? Perché noi non facciamo altro che simulare. Quando noi peschiamo con l'artificiale, noi simuliamo semplicemente un pesciolino che sta nuotando per i fatti suoi, la sua discesa. Poi
Presumibilmente creiamo una situazione, il pesciolino vede la preda e scappa. Cos'è questo momento? Quando noi acquisiamo il fondale, chiudiamo l'archetto, diamo una botta e cominciamo a tirare veloce, lo shore. Noi simuliamo appunto un pesciolino che ha visto la preda in quel momento e sta cercando di scappare. Dove scappa? Cerca di acquisire la superficie. Ok? Dove il predatore ha meno ossigeno e viene più difficoltoso stare. Questo è quello che facciamo. Quindi, ripetendo la situazione, se noi facciamo toccare il fondale, non lo facciamo toccare, è veramente indifferente. Quindi, ragazzi, queste sono delle piccole info che vi ho voluto rilasciare per cercare di approcciare la nostra sessione in mare nel miglior modo possibile, evitando situazioni spiacevoli, quale rottura del tracciato, perdita, di jig. Alcune volte rotture di canne, perché ho visto anche quelle, perché purtroppo noi quando incagliamo diventiamo poi degli animali. Quindi andiamo a tirare queste canne come se non ci fosse un domani. No, ne è sbagliato, ragazzi. Intanto non portate mai la vostra canna al di dietro delle vostre spalle. Mai, ragazzi, perché lì è proprio la canna va oltre la sua piegatura, non è perché è scarsa o perché. No, è il modo sbagliato di farla piegare. Quindi sì, sicuramente anch'io tiro perché giustamente vuoi cercare di scagliarlo, però non andate troppo oltre, non portatevi via. Se quel jig, quella lenza si dovrà scagliare, imparate determinate tecniche, chiamiamole in questa maniera, per evitare ciò. Va bene ragazzi, quindi spero che il video vi sia piaciuto, spero che sia un video istruttivo e che vi possa aiutare ad avere più sicurezza e risparmiare dei soldini a questo punto anche in pesca e lasciare che i vostri jig vivano di più nelle vostre cassettine. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, seguiteci sempre sui nostri canali social, Facebook, Instagram e TikTok, lasciateci i commenti, noi siamo sempre lì pronti a cerchiamo di essere sempre pronti a rispondere, siete tanti e niente, come sempre, grazie sempre di tutto per l'appoggio e il sostegno che ci date e ragazzi, come è lecito fare per ogni chiusura, ci si becca sempre sullo scoglio.